Ciao a tutti, oggi parliamo di Despacito con solo la chitarra acustica e una loop station. Adesso vi faccio vedere come ho fatto a sovraincidere tutte le varie parti. Prima di tutto ho usato una loop station, una RC2 della Boss, insieme al suo pedale per poter stoppare. La parte di percussioni sulla chitarra è fatta in questa maniera. Abbiamo ottavo puntato, sedicesimo e due ottavi, in questa maniera. Ottavo puntato, sedicesimo e due ottavi. Cioè, pum. E questo è anche il ritmo di base che ho utilizzato anche per gli accordi e per il basso, insomma. Abbiamo palmo, ottavo puntato, sedicesimo qua. E due ottavi, quindi pum. Per farlo uscire un pochettino di più ho usato un piccolo compressore, un Fender Comp piccolino, molto molto bello. La parte successiva invece, utilizzando un plettro morbido, sono tutti i sedicesimi stoppati. Molto molto semplice. Quella dopo ho utilizzato il Sub & Up della TC Elettronica, che è appena uscito, bellissimo, mini Sub & Up, dove ho preso una semplicissima linea di basso che è quella del giro di accordi. Il giro di accordi è Si minore, Sol, Re maggiore e La maggiore, quindi è Si, Sol, Re, La, La diesis, perché poi mi manda al Si. E ricomincia il giro. Per quanto riguarda invece gli accordi, ho utilizzato il Bodyrex, sempre della TC Electronic, bellissimo. E gli accordi vengono registrati in due voicing diversi per avere naturalmente due ritmiche diverse, due voicing diversi per avere varietà. La prima ritmica è con il Si minore al secondo tasto. E sono tutti ottavi, quindi 1, 2, 3 e 4, cambio l'accordo, Sol in forma di Mi, Re in forma di Do, e poi La in forma sempre di Mi, ma non suono il La cantino. In tutti gli altri arrivo fino al cantino, quindi... Per avere questo. Una piccola melodia. Gli accordi successivi invece vengono fatti con un'altra ritmica, che è sempre la solita ritmica base, ottavo puntato, sedicesimo e due ottavi, quindi... Però partendo dal settimo tasto, Si minore al settimo tasto, Sol in forma di Mi, cioè in forma di Do, Re in forma di Sol e La in forma di Re. Quindi. L'introduzione invece l'ho tagliata un pochettino rispetto all'originale, ho fatto una versione un po' più contratta e ho utilizzato nella primissima parte il Corona. Sempre le ATC Electronic sono fissato, mi piace molto come questi mini pedali ATC Electronic sono veramente bellissimi. Allora, la frase iniziale, basata sul Si minore. Poi qua lo spengo, qui riaccendo la loop station e parte la melodia, quindi eccetera eccetera. Su questo ritmo qua potete anche andare a provare degli assoli, cercare di allenarvi, insomma è un giro armonico molto molto semplice ma simpatico e divertente da poter sfruttare anche per lo studio.
Spero che questo mio piccolo esperimento utilizzando la Loop Station vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete mi piace, condividete ed iscrivetevi al canale.